Buongiorno carissimo o carissima, oggi scoprirai insieme a me tre modi di pensare e quindi consigli che ti permetteranno di parlare benissimo l'italiano e senza i quali invece sarà molto difficile arrivare a risultati soddisfacenti in italiano. E prima di iniziare con l'argomento di oggi, ti ricordo velocemente che sono in questo momento finalmente aperte le iscrizioni a Italiano per la Vita. Italiano per la Vita è una piattaforma e una finestra sull'Italia, l'italiano e il mondo, aperta 24 ore su 24 per trasformare per sempre il tuo apprendimento dell'italiano e non solo. Trovi maggiori informazioni con la possibilità di iscriverti prima della chiusura nel link in descrizione. Detto ciò, partiamo con l'argomento di oggi. Il primo modo di pensare senza il quale non potrai mai parlare l'italiano è questo: avere fiducia e credere nel processo di apprendimento. Per ogni consiglio e modo di pensare che ti darò oggi, prenderò anche come esempio uno studente di Italiano per la Vita che ammiro e che secondo me rappresenta un po' queste qualità. Ma prima di passare ai video con gli studenti, ti parlerò un attimo di ogni qualità che vediamo e ti spiegherò perché è importante. Quindi cominciando da questa, che è la numero 1. Questa è molto importante perché spesso nella vita pensiamo che non stia succedendo nulla, ovvero pensiamo che non ci siano dei veri e propri progressi, stiamo magari studiando, imparando, ci stiamo allenando ogni giorno, eccetera, ma sembra che non ci siano grandi progressi, no? E quindi la maggior parte delle persone molla durante questo processo, per varie ragioni. A volte una persona non ha abbastanza motivazione legata al perché fa una cosa, magari una persona anche ha imprevisti nella vita e quindi perde il ritmo e quindi non riesce più a riprendere, oppure una persona spesso non crede totalmente nel processo che sta facendo e quindi magari dopo una settimana, un mese, due mesi si ferma perché dice: ah, tanto questo non sta funzionando, non sto facendo progressi, e quindi si ferma completamente. Vi faccio un esempio del perché è importantissimo, specialmente applicando il metodo naturale all'apprendimento dell'italiano, questo fatto di credere nel processo di apprendimento. Quanti bambini secondo voi parlano la propria lingua dopo un mese, o dopo tre mesi, o dopo cinque mesi? Nessuno, la risposta è nessuno. Nessun bambino che nasce nel mondo dopo 5 mesi parlerà già la propria lingua, e questo bambino è immerso, circondato da questa lingua, ha bisogno di questa lingua perché è il suo unico modo per comunicare al di fuori del piangere e urlare all'inizio, quindi ha bisogno appunto il più velocemente possibile di arrivare a comunicare dicendo mamma, papà per chiamare, papà per cibo e insomma tutte le cose che sono i bisogni essenziali della vita. Il bambino ha questo bisogno di arrivarci velocemente. Eppure noi esseri umani, quando stiamo imparando qualcosa, non ci diamo nemmeno alcuni mesi di tempo per vedere i risultati. Cominciamo a demotivarci dopo un mese, due mesi, che non vediamo grandi risultati. E quindi pensiamo di avere il cervello ancora più rapido di quello super malleabile di un bambino, che ovviamente ha dei vantaggi. Non possiamo paragonare sempre il cervello di un bambino appena nato a quello di un adulto, ma a volte è utile fare questo paragone per farci capire come dobbiamo avere fiducia nel processo di apprendimento, dare tempo al nostro cervello di passare tempo con un'abilità, con lo studio di un'abilità e la pratica di un'abilità, che sia suonare il pianoforte, che sia imparare un nuovo sport, che sia imparare l'italiano, che sia imparare a leggere in un'altra lingua, che sia imparare un nuovo sistema di scrittura, imparare a programmare, non importa. Qualsiasi abilità, abbiamo bisogno di credere nel processo e stare abbastanza tempo su questa cosa per vederne i risultati. La fiducia in un processo di apprendimento si crea quando si capisce che funziona, quando si hanno davanti risultati anche di migliaia di persone o milioni di persone che sono venute prima di noi e seguendo quel processo hanno avuto risultati.
Per questo motivo, riguardo al metodo naturale, come sapete, potete seguire tutta la storia del mio canale YouTube, ma anche di tutto il resto. Ho iniziato nel 2013, sono quindi ora 10 anni, questo mese saranno 10 anni da quando ho fatto il primo video per Italiano Automatico. E in questi 10 anni ho visto letteralmente, non voglio dire milioni di persone perché non sarebbe vero, milioni di persone sono quelle che hanno visto i miei video, ma posso dire di aver visto migliaia di persone personalmente o indirettamente trasformare il proprio italiano attraverso questo processo di ascoltare materiali interessanti e comprensibili e che ti piacciono ripetutamente e con costanza ogni giorno. Questo processo ti fa imparare cose nuove e senza dubbio imparare l'italiano benissimo, fino ad arrivare a comunicare in modi che molti neanche si aspettano all'inizio, ok? Quindi il mio consiglio è di guardare bene le 7 regole di Italiano Automatico, se hai ancora qualche dubbio riguardo al metodo e al processo, perché capire il processo e crederci è la chiave. Uno studente che per me rappresenta questo credere nel processo, ma anche prendere l'apprendimento con leggerezza, si chiama Emre. Questo è stato uno studente di Italiano per la vita e adesso condividerò un video di Emre dove appunto vi parlo un attimo della sua esperienza. Questi video, ragazzi, non ho chiesto di farli per questo video, sono video che abbiamo già nei nostri archivi poiché durante gli anni noi chiediamo appunto feedback riguardo alla piattaforma, come sta andando l'esperienza, cosa c'è da migliorare o no. E quindi abbiamo un archivio di tanti video di tanti studenti e prima di fare questo video mi sono messo a riguardarli perché stavo cercando 3 persone che secondo me rappresentassero le qualità che volevo condividere oggi. Questa è la prima, quindi video di Emre adesso e poi passeremo alla seconda qualità. Ciao Albi, Giulia, Miranda, volevo ringraziarvi di cuore per tutte che fate per Italiano, per la vita. Mi è davvero piaciuto far parte di questo programma per quasi un anno adesso. I materiali sono interessanti, e imparo sempre nuove parole, espressioni, grammatica, eccetera, ma anche nuove cose sulla cultura e la storia di Italia. E soprattutto mi piacciono le lezioni virtuali con Miranda e Giulia. Entrambi sono molto simpatici e sanno bene come coinvolgere tutti gli studenti. Mi piace anche rivedere e conoscere altri studenti. Di solito ci divertiamo tantissimo durante le lezioni e raccontiamo e ascoltiamo storie da tutto il mondo, sempre in italiano, ovviamente. Parlare italiano mi fa felice e sono contento che posso conversare con altri italiani. A volte in Italia, quando sono in Italia, ricevo un complimento sul mio italiano da un altro italiano o un'altra italiana. E quando succede questo, il mio sorriso va da un orecchio all'altro e mi fa felicissimo. Grazie ancora e ciao ciao. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto il video di Emre, che partecipava molto alle lezioni di gruppo, si vedeva che aveva una grande passione per l'Italia e quindi questo mi ha reso chiaro il motivo anche del suo progresso, del suo italiano che era veramente a livelli molto alti, quindi non è mai un caso quando uno parla bene una lingua. Detto ciò, passiamo alla qualità numero 2. Impegnarsi ed essere costanti. Per la seconda qualità, come esempio, prenderò Giorgio, un grandissimo studente di Italiano per la vita che amiamo, una persona di cuore. E perché l'ho preso come esempio? Perché secondo me è una persona costante che si impegna e voglio farvi un esempio dell'importanza della costanza facendovi capire quanto è grande il danno che creiamo noi esseri umani quando ci fermiamo dopo aver fatto le cose per un po' di tempo, no? Perché molti dicono, ah ok, oggi mi fermo, riprendo domani. Ok, va bene, ma se cominci a dire oggi mi fermo, poi domani mi fermo ancora, poi riprendo dopodomani e cominci a creare un danno ancora più grande e più ti fermi più il danno è grande. Perché? Vi faccio l'esempio di un treno in movimento. Mettiamo il caso che c'è un treno che sta partendo, il treno comincia, fatica, usa tutta l'energia per cominciare a partire e dopo comincia ad andare a velocità costante, no? E a un certo punto trova un ostacolo, un muro. Se il treno sta andando a velocità costante, praticamente questo muro lo sfonda e continua il suo percorso, no? Se il treno invece, dopo che è stato fermo,
inizia ad andare a velocità costante, dice mi fermo, praticamente userà tanta energia per fermarsi prima di tutto, perché comunque deve usare i freni o comunque rallentare prima, quindi già comincerà a rallentare fino a fermarsi. Quando c'è un ostacolo poi non avrà abbastanza forza per praticamente sfondare questo ostacolo. Ma un altro è il problema, per ripartire quando il treno sarà fermo dovrà riusare tutta l'energia che ha usato per partire la prima volta. E non solo questo, probabilmente spesso perdi anche tutti i progressi fatti prima se ti fermi troppo tempo. Questo è l'esempio di chi magari si allena per un anno, poi sta fermo e non si allena per un altro. Vi faccio un esempio su di me. Io sono stato abituato a allenarmi quasi sempre, ma ultimamente, proprio per il tanto lavoro legato a Italiano per la vita, la burocrazia, il vivere in tre paesi diversi, comunque continuando a muovermi, e ha creato tanti imprevisti, tanti problemi burocratici, eccetera. E questo mi ha portato in vari momenti a non avere, diciamo, la priorità alla testa per allenarmi in quel momento, no? E ho visto ora che sto ricominciando ad allenarmi quanta energia devo mettere per riprendere questa abitudine di fare flessioni, addominali, allenarmi, muovermi, eccetera. Perché sono stato fermo per vari mesi, non per un giorno. Era una cosa che tu dici magari, ah, mi fermo oggi, poi riprendi domani, ma sapete tutti com'è la vita e cosa può succedere a tutti. Quando ci sono dei problemi, procrastini nelle cose, ti fermi troppo a lungo. Quindi l'importanza è di capire questa cosa, evitare il più possibile di fermarsi troppo tempo e tenere una costanza, impegnarsi ogni giorno, poiché renderà tutto più facile, che sia imparare l'italiano o qualsiasi altra cosa. Ecco, adesso ragazzi, quindi condivido con voi il video di Giorgio, anche questo l'ho selezionato tra centinaia, poiché secondo me Giorgio è una persona che si impegna, ha una grande passione per l'Italia. E secondo me ciò che ha contribuito a tenere questa costanza comunque per lui di essere in contatto con l'italiano e anche aver fatto grandi amicizie all'interno della piattaforma, vi mostreremo anche delle foto. Giorgio ha fatto un gruppo penso di più di 30 amici che si sentono costantemente, e questo è molto importante, anche creare relazioni, amicizie attraverso l'italiano, e ti aiuterà a essere costante e a mantenere il tuo impegno. Vi lascio al video di Giorgio prima di passare alla terza qualità. Ciao, sono Giorgio dall'Argentina. Pochi giorni fa ho fatto un commento su un video di Italiano Automatico. Ogni lunedì li vedo. Che vorrei leggere perché è esattamente quello che penso e sento di Italiano per la vita. Sei grandissimo, Alvi. E anche lo è la tua squadra. Posso dire senza ombra di dubbio che Italiano per la vita è stato per me un vero miracolo dentro di un anno difficile per tutto il mondo. Questo è quello che penso e quello che sento davvero. Sono in Italiano per la vita dal gennaio scorso. E sono sorpreso davvero da tutto quello che ho imparato qui. Ma la cosa più importante, almeno per me, è che ho trovato persone straordinarie provenienti da tutto il mondo, molte delle quali sono oggi amici molto cari per me. Quindi posso solo dire grazie mille, davvero grazie mille. Spero vi sia piaciuto il video di Giorgio. Giorgio, io ti mando un grande abbraccio e grazie ancora per le bellissime parole. Passiamo adesso alla terza qualità che è connessa alle altre due. È avere pazienza. Avere pazienza. Per questa qualità, a modo di pensare, abbiamo scelto Nina e adesso vi spiegherò il perché, ma prima vediamo la qualità. Il problema è che senza pazienza cercherai sempre di avere scorciatoie che ti portano anche nella direzione di false promesse. Per esempio, impara l'italiano in 30 giorni, oppure corso intensivo di 2 settimane, eccetera.
Questi titoli non sono il problema in sé, il problema è che chi li vede pensa di poter fare grandi progressi in 2 settimane o in un mese, cosa che non è vera nell'apprendimento di una lingua, te lo garantisco. Se ti fanno sembrare di avere grandi progressi, di solito è memorizzando regole e parole, ma memorizzandole in modo artificiale, ovvero non andranno nella tua memoria a lungo termine e appena finito il corso intensivo o quel mese dimenticherai tutto. Per quello che credo ormai, dopo 10 anni di conferme, assolutamente nell'importanza di passare un po' di tempo ogni giorno con la lingua, e questo sì che trasformerà il tuo italiano nel tempo. Quindi non ci sono scorciatoie, ma ci sono sì metodi che sono secondo me 1000 volte più efficaci di quelli tradizionali o comunque che si sbagliano nell'approccio. Ma comunque, anche seguendo lo stile dell'approccio naturale, dovrai dedicare tempo ogni giorno all'apprendimento della lingua, o minimo comunque 5 giorni su 7. Quindi la pazienza è la chiave. Goditi il processo, impegnati e poi abbi pazienza. Ti garantisco che i risultati arriveranno poi quando meno te l'aspetti. Questo ovviamente deve succedere insieme al modo di pensare che abbiamo visto all'inizio, ovvero avere fiducia e credere nel processo di apprendimento. Ecco, adesso ci tengo a condividere un piccolo video fatto da Nina. Se la vedete che sta leggendo anche un po', è perché io conosco Nina, è sempre emozionata anche, quindi immagino la sua emozione anche registrando un video, ovviamente. Non sapeva che sarebbe finito su YouTube, ma l'abbiamo contattata per chiederle il permesso. La vedrete un po' timida o con la voce un po' bassa, ma vi garantisco che Nina ha un livello buonissimo. Lo vedrete infatti anche nel modo in cui parla nel video. L'ammiro tanto e... Perché l'ammiro? Perché come vedrete nel video dice che sta provando a imparare l'italiano da tantissimi anni e non ha mai mollato. Quindi lei è la più grande rappresentazione per me della pazienza. Immaginate passare più di 20 anni provando a imparare l'italiano e vedendo che ancora non siete dove volete essere e quindi continuate a provare modi diversi e poi appunto ha scoperto ciò che tutti noi stiamo scoprendo, che il miglior modo per veramente imparare una lingua è ascoltare la lingua direttamente dopo che hai una base minima. Quindi il più velocemente possibile, dopo che hai una base, passare a consumare contenuti direttamente in italiano, contenuti che ti interessano, perché altrimenti non c'è modo per te di passare abbastanza tempo con la lingua. Se passi troppo tempo a leggere spiegazioni nella tua lingua madre riguardo all'altra lingua, quello continua a bloccarti nel tempo, è una cosa molto problematica, infatti, che ancora molti fanno, passano anni a imparare magari l'italiano attraverso l'inglese oppure altre lingue, quando l'obiettivo per ogni lingua è di passare il più velocemente possibile dalla fase dove non capisci nulla, e lì sì puoi usare la tua lingua madre per aiutarti, e poi una volta passata questa fase andare direttamente a consumare contenuti nella lingua con sottotitoli, spiegazioni, glossario per aiutarti, e questo ti farà sviluppare veramente l'italiano. Ok? Quindi vi lascio il video di Nina, che ammiro tanto, e ci vediamo dopo il video. Buongiorno, sono Nina, abito in Australia. Volevo fare questa testimonianza perché studiavo l'italiano da molti, molti anni, addirittura 38 anni. Ho studiato per anni la grammatica e la struttura della lingua usando vari modi, classi di adulti, registrazioni audio e più recentemente audio online, corsi online e più tardi tanti, tanti video su YouTube. Ma non riuscivo a parlare per niente. Quando ho scoperto Italiano Automatico su YouTube, è aperto un mondo tutto nuovo per me. Per la prima volta, con la mia iscrizione in Italiano per la Vita l'anno scorso, ho avuto l'opportunità di parlare con gli insegnanti del corso e anche tutti gli studenti nel salotto virtuale. Non solo avevo l'opportunità di parlare e imparare a fianco gli altri studenti, ma ho conosciuto molta gente, infatti amici di tanti altri paesi. La squadra di Italiano Automatico è fantastica, ma il fondatore di questo grande progetto è un ragazzo, si chiama Alberto Albi, a cui devo ringraziare per questo percorso. Grazie Albi e tutta la squadra e complimenti per il prossimo anno di apprendimento. Ciao!
Ok Nina, nuovamente ti faccio i complimenti, grazie ancora per aver mandato il video, ti ammiriamo tanto e sei la dimostrazione che non mollando mai si possono raggiungere i risultati che si vogliono. Ecco ragazzi, sono queste le tre caratteristiche principali che abbiamo notato osservando da vicino più di 2000 studenti che utilizzano ogni settimana i contenuti e le risorse e i servizi che proponiamo all'interno di Italiano per la Vita, oltre che ovviamente a consumare i video su YouTube, i podcast e tutto ciò che trovano in italiano. Ecco, adesso se non ti è ancora chiaro cosa potrai trovare all'interno di Italiano per la Vita, ci tengo a chiarirtelo adesso brevemente. Presta molta attenzione perché la struttura che sto per condividere con te può trasformare veramente per sempre il tuo amore per l'Italia e soprattutto il tuo italiano. Prima di tutto potrai trovare più di 25 episodi originali su storia, arte, città, cucina, cultura, località, personaggi italiani e molto altro. Tutto con trascrizione, audio separato, sottotitoli e quiz. Abbiamo investito veramente moltissimo, non solo in denaro ma anche in tempo per la loro produzione, quindi la qualità sarà molto alta. È importante per me dirlo spesso per farti capire con quanta serietà abbiamo preso questo progetto. Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di guardare il mini documentario di Leonardo da Vinci che abbiamo creato per Italiano per la Vita e abbiamo regalato anche su YouTube, così che puoi capire un po' della qualità che puoi aspettarti in Italiano per la Vita. Più di 25 espressioni italiane originali, spiegate con la nonna, mia mamma, mio fratello e altri italiani in futuro, per abituarti a voci diverse sempre con trascrizione, audio separato, sottotitoli e quiz. Più di 25 grammatiche dinamiche, contesti sulla cultura italiana per darti un contesto più focus grammaticale, per assorbire veramente la grammatica in modo naturale e senza stress e senza memorizzazione artificiale. Tutto questo sempre con due audio e due voci diverse, così che potrai ascoltare la voce di un uomo e di una donna. E soprattutto migliorare più velocemente. Inoltre, per alcuni di questi file culturali, stiamo aggiungendo anche voci regionali da diverse regioni d'Italia che leggono il testo e così avrete magari la voce di una siciliana che legge la storia del gelato, essendo che il gelato comunque è molto famoso in Sicilia, o magari la voce di un'altra regione leggendo su un altro argomento legato a un'altra regione, quindi stiamo anche aggiungendo questo e tanti tanti miglioramenti in arrivo. Poi più di 9 vocaboli specifici dove scoprirai tutte quelle parole che sarebbero difficili da imparare naturalmente, legate a momenti e usi specifici della vita tipo supermercato, ospedale, strada, hotel, ristorante, Natale e molto altro. Una grammatica dinamica dal vivo al mese, dove un nostro insegnante risponderà dal vivo a qualsiasi tuo dubbio grammaticale, ma soprattutto ti mostrerà i principali errori da evitare per parlare sempre meglio in italiano. Tutte le grammatiche dinamiche dal vivo passate sono anche presenti già sulla piattaforma, così che puoi ripassare anche intensivamente tutto ciò che ti interessa che abbiamo già visto in passato. Una cultura italiana dal vivo al mese, questa è una novità del 2023, dove un nostro insegnante ti parlerà di aspetti culturali e contemporanei dell'Italia per scoprire sempre meglio il paese che ami. La possibilità di partecipare ad 8 lezioni di gruppo al mese, scegliendo tra 4 insegnanti di 4 regioni italiane diverse, per poter ascoltare e anche interagire con l'accento italiano che preferisci, scegliendo tra Trentino Alto Adige, Sicilia, Campania, Umbria e in arrivo anche probabilmente la Lombardia. Un gruppo su Telegram e un salotto virtuale dove potrai conoscere i tuoi compagni e fare amicizia, uniti da una sola lingua e un solo obiettivo, con persone da più di 50 paesi diversi nel mondo. Non c'è nessun posto di questo tipo dove 50 paesi diversi nel mondo sono riuniti in un unico posto, capendo il metodo naturale, quindi come imparare una lingua già indirizzati nella direzione giusta e con le risorse a cui tutti hanno accesso che possono non solo migliorare l'italiano ma scoprire il mondo allo stesso tempo. Come diciamo sempre, siamo una vera e propria famiglia internazionale. Ci sono anche altre meravigliose opportunità all'interno di Italiano per la Vita, come esercizi per attivare il parlato, il club del libro e tanto altro. Ma la verità è che la lista sarebbe troppo lunga per spiegarvi tutto in un singolo video.
Ecco, io concludo ricordandoti che le iscrizioni a Italiano per la Vita sono ora aperte finalmente dopo 3 mesi di chiusura e se sei tra le migliaia di studenti che erano nella lista d'attesa aspettando questo momento, è arrivato ora il momento per te di poterti iscrivere e ti basta farlo cliccando sul link in descrizione per ottenere più informazioni. Dopo l'iscrizione avrai accesso a materiali in pochi secondi. Ti ricordo anche che apriamo le iscrizioni pochissime volte l'anno e per pochissimi giorni, poiché il resto del tempo lo continuiamo a dedicare per migliorare la piattaforma e i contenuti e i servizi e tutto il resto. Invece di perdere tempo facendo tante cose male, abbiamo deciso di farne poche, in questo momento una, ma fatta non solo bene, ma benissimo. È stato infatti un lavoro colossale mettere in piedi questa piattaforma con la collaborazione di più di 15 persone tra insegnanti, collaboratori esterni e membri parte della nostra squadra, ma adesso è qui, le iscrizioni sono aperte, quindi non farti scappare questa bellissima opportunità. E come ho detto durante l'ultima apertura, non sappiamo ancora per quanto tempo potremo mantenere un prezzo così economico, offrendo così tanto in un posto unico e controllando ciò che offriamo, comparandolo a tutto il resto che c'è a disposizione online, vedrete quanto è il valore per un prezzo veramente bassissimo. Quindi ti invito a iscriverti se le iscrizioni saranno invece già chiuse quando guarderai questo video, cliccando sul link invece della possibilità di iscriverti troverai una lista d'attesa. Io e la squadra di Italiano per la Vita ti aspettiamo, ti mandiamo un grande abbraccio e ringraziamo tutti i nostri studenti ma anche tutti coloro che non sono ancora studenti per aver guardato questo video e averci dato l'onore di passare un po' di tempo insieme oggi. Un grande abbraccio e a presto!